Ora si Ora si registrerà la registra la conferenza. conferenza. Benissimo, Benissimo, buonasera a tutti. buonasera a Paolo, tutti. scusa, chiudi un Paolo, attimo il tuo chiudi un attimo microfono. il Eccoci, allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui anche stasera per la seconda puntata della scuola sulla traumatologia dello sport in età pediatrica da parte di Sia Gascott. Questa sera ci occupiamo di stabilità rotulea, in età di crescita, l'abbiamo chiamata così perché ci capita soprattutto tra gli 11 e i 16 anni, per cui non ci andava di chiamarlo un'età puramente pediatrica, però un'età di crescita, di sviluppo. È una patologia sempre più frequente, a mio giudizio, in quanto ne vediamo sempre di più nei nostri ambulatori e anche in pronto soccorso. Arriviamo oggi pomeriggio, io e il collega Francesco Puglia che parlerà dopo, che ne abbiamo viste due in 2 ore, per cui ragazzini, per cui insomma, è una patologia con cui tutti abbiamo a che fare e in cui le indicazioni sono sempre più precise, sempre più aggiornate, sempre più moderne. Per cui il menù di oggi prevede il collega incredibile Paolo Capitani, che si occupa anche oggi di inquadramento della patologia dall'ospedale di Guarda di Milano. Seguiranno poi i colleghi Simone Spalaore e Francesco Puglia, che si occuperanno del ruolo chirurgico, e poi la dottoressa Maria Teresa Pereira Ruiz della parte del fisiatra e della fisioterapia. Per cui, vai Paolo, sei tutti noi. Eccoci qua, condivido la presentazione, poi tolgo l'audio. E qua ci siamo, vedete tutti la presentazione? Ok, Perfetto. sentite quando okay, con la mano? Perfetto, va benissimo così. Allora, ci troviamo a fare la relazione iniziale di inquadramento clinico e l'imaging diagnostico. Sono importantissimi e in età pediatrica hanno un valore aggiunto. Se noi parliamo di questi due elementi, dobbiamo prima capire un secondino che cos'è l'epidemiologia e di cosa stiamo parlando, altrimenti non hanno senso entrambi quelli che verranno dopo. E quindi, se parliamo di epidemiologia, l'instabilità femorotulea negli Stati Uniti d'America, sappiamo che abbiamo soprattutto dati che arrivano oltreoceano, sono circa 2,29 casi su 100.000 abitanti. Tra i 15 e i 19 anni, esponenzialmente, vedete che arriviamo a 5 volte dall'incidenza, cioè siamo un'età pediatrica un pochettino più in alto verso la presenziale, ma capiamo che è un problema che se si manifesta, vedremo se traumatico o per fattori di rischio, tendenzialmente ha una grossa incidenza in questa popolazione. E gli sport di solito sono i principali attori di questo tipo di lesioni, soprattutto perché, come abbiamo visto settimana scorsa con i crociati, l'aumento dell'attività sportiva aumenta l'incidenza delle lesioni anche delle nostre instabilità traumatiche. Tra maschi e femmine in età pediatrica non c'è una differenza significativa, è sempre stato indicato un ruolo genetico non ancora definitivo in cui la donna, la ragazza ha una maggiore probabilità di instabilità rotulea, ma questo non ha in età pediatrica una differenza significativa. Sicuramente chi ha un incidente, ha una malattia del tessuto connettivo, ha un aumentato rischio di avere un'instabilità rotulea e un dato che mi è entrato subito all'occhio, dopo aver avuto una prima episodio di lussazione, il rischio di averne una seconda è di 7 volte quello normale. Breve introduzione, adesso parliamo di anatomia biomeccanica. Noi sappiamo che la rotula si ingaggia già ai 20-30 gradi di flessione all'interno della gola retrocleare. Il maggior sviluppo del condilo laterale evita meccanicamente la sua mediale, evita meccanicamente la sua uscita, lasciando la parte laterale più libera di avere delle problematiche. Queste naturalmente si associano anche a quello che è l'effetto meccanico del nostro quadricipite, che sappiamo che bypassando tramite la rotula il ginocchio, la patella fa da fulcro e dove è posizionato l'ata e il nostro quadricipite forma il nostro angolo Q di forza e più è spostato questo, più tendenzialmente potrebbe favorire la lussazione laterale, quindi della nostra patella per le forze che vengono in gioco. Stabilizzatori meccanici esistono, la nostra cintura di sicurezza che è quella che andiamo a ricostruire quando fisicamente non c'è, il nostro MPFL. L'MPFL è una struttura che va dalla rotula nella fascetta mediale, si ancora al condilo femorale mediale ed è uno stabilizzatore passivo, cioè interviene quando fisicamente la rotula sta uscendo. Studi di anatomia biomeccanica vanno avanti e quello che adesso si va a parlare in alcuni articoli troviamo
l'MPFL Compress, che ha anche un'espansione del vasto mediale che va fondamentalmente a incrementarsi. Ma la nostra zona di origine è sempre la stessa, è sempre la sua funzione di cintura di sicurezza fondamentale. Parlando dei fattori predisponenti, sappiamo che ci sono i maggiori e i minori. I maggiori sono quelli che più facilmente vengono a venirci in testa, la rotola alta, la displasia trocleare, alterazione di TG e il tipo patellare. Minori abbiamo la displasia rotula, il ginocchio valgo, il ginocchio recurvato, l'antiversione del femore e l'estrarotazione tibiale, elementi che vanno a toccare tutte le cose che abbiamo visto prima. E se è una rotula alta, si può tendenzialmente calcolare quanto è alta con dei valori normali che più o meno sono accettati universalmente. Abbiamo l'INSAR salvati o il carton d'échampe. Nel pediatrico è importante sapere, ve lo faccio vedere meglio dopo, che si preferisce usare il carton d'échampe. Perché definire esattamente qual è che è la zona della nostra tuberosità tibiale anteriore, magari in un giovane in cui non è ancora si è fuso il nucleo di accrescimento, a volte è difficile capire qual è l'apice, quindi l'INSAR salvati a volte può essere erroneamente calcolato perché la zona cartilaginea alla lastra non si vede. Esistono altri elementi per calcolare la nostra rotula alta, come può essere il sagittale dal patello femorale engagement index, che sappiamo che ci dice quanto al grado di flessione dell'esame la rotula è ingaggiata nella troclea. Tendenzialmente vedete a sinistra un buon, diciamo, engagement, mentre a destra una rotula alta con un bassissimo engagement. E poi esiste la displasia trocleare. Displasia trocleare perché non tutti siamo uguali, c'è chi ha un'alterazione della nostra trocla che favorisce proprio la lussazione, che passa, diciamo, dalle classificazioni più standard, dal primo grado al secondo grado, in cui è sempre più piatta e meno contenitiva la gola, fino ad arrivare a un quarto grado in cui ci sono proprio dei fattori lussanti. E questo, radiologicamente, storicamente, sono sempre state note dei segni radiografici del corso Versailles, dello spulso protocleare, del doppio contorno, che fanno da padrone nella diagnostica base degli adulti. Nei bambini, a seconda dello sviluppo dei pediatrici e della loro crescita, magari non sempre si possono identificare, però da tenere sempre presente nella base. Poi sappiamo che ormai nel 2023 un altro esame, una risonanza magnetica, un TAC, arrivano a farla, quindi questi esami perdono un pochettino di valenza di fronte a quello, ma danno degli importantissimi messaggi che non bisogna mai dimenticare. E poi c'è il nostro TTTG che ci dice quanto la rotula, la gola trocleare, è spostata rispetto all'asse di inserzione dell'ata. Si calcola tipicamente a livello con una TAC, maggiori di 15 mm sono identificati patologici, ma adesso è stato validato e ha un'alta sensibilità anche il suo calcolo su una risonanza magnetica, anche se bisogna essere ben istruiti per evitare di farsi confondere dallo spessore cartilagineo posteriore. Un altro elemento è il fit patellare, cioè quanto questa rotula viene tiltata. Ci sono tantissimi sistemi di classificazione o meno, non tutti universali, non c'è una standardizzazione del calcolo del tilt patellare. Recentemente uno degli ultimi articoli suggerisce di utilizzare l'axial index of the patellar engagement a livello della risonanza magnetica, che ci dà già un'idea di quanto fondamentalmente c'è un engagement anche a livello assiale, non solo sagittale come l'abbiamo visto prima, con valori normali di 1. Fattori maggiori, quindi la displasia rotula con le radiografie dedicate che andremo a vedere, ci vanno a far vedere quello che sono le problematiche contenitive e di favorenti della nostra lussazione. Quello che preoccupa di più è il tipo 3 di Weberg, ma poi i nostri colleghi successivamente sapranno indicarvi qualcosina di più. Arriviamo all'argomento della nostra presentazione, l'inquadramento clinico. Se devo andare a capire cosa è successo in instabilità rotula, devo capire se è episodica, se ricorrente, abituale o permanente. Ci sono questi quattro concetti. Episodica, cosa può avere? Un trauma. Quindi ho un trauma che mi va a lussare la rotula e poi posso avere sotto dei fattori di rischio. Quelli che sono più problematiche invece sono i fattori di rischio sottostanti che mi fanno lussare la rotula, magari in presenza di un banale trauma. Cioè io posso avere una rotula sana che ha un trauma e si lussa, e questa è la prima fase dell'episodica, oppure posso avere un fattore di rischio che arriva con o senza il trauma a farmi lussare. E capiamo bene che il 2, 3 e 4 fondamentalmente sono dei punti molto più difficili da trattare. Il trauma tipico è un colpo diretto o l'estrarotazione tibiale con l'interrotazione del femore. L'anamnesi è molto importante perché ci fa capire cosa è successo, che movimento stava facendo, quale può essere il problema, se c'è stato un trauma. Vi faccio un esempio pratico. Un mese fa circa ci è arrivata una ragazzina in pronto soccorso con quello che poi vedremo, una lussazione rotulea, e la sua clinica, il suo racconto di una bambina di 10 anni era che stava semplicemente camminando per entrare in ascensore. Non sospetterei mai una lussazione rotulea, eppure lì è successo. E quindi bisogna capire un pochettino la storia del paziente, capire se ha avuto già storie, familiarità, altre frustrazioni. E l'inquadramento clinico
parte dell'ispezione, valutare asse meccanico e di carico, trofismo muscolare, versamento articolare, range of motion, e poi dei segni specifici, il J-sign, che è quello che vedete nel ginocchio di sinistra di questo paziente, in cui fondamentalmente andando a flettere e estendere, la rotola fa quel tipico movimento che non sempre è patologico, ma spesso lo è. Oppure il dolore a livello della palpazione dell'MPFL, dell'inspezione dell'MPFL, o la prehension test, che può essere sia statico che dinamico. Questo è un video preso tendenzialmente da internet, perché l'ha fatto veramente bene. Non sono io, non sono diventato così bello in immagine. Non dobbiamo dimenticare la palpazione delle fascette rotule e la raspa, che sono segni indiretti di dolore anteriore, che non rientra, diciamo, nel concetto di instabilità, ma può essere sempre sottostante. Importantissimo, lo faccio sempre in tutti i miei pazienti, andare a valutare il grado di lassità articolare, non solo del ginocchio, vediamo che è curvato, vediamo l'estensione delle articolazioni metacarpofalangee, del gomito, perché ci sono pazienti che sono lassi e curare la lassità non è il nostro obiettivo, cioè uno che è lasso in generale purtroppo ha questa predisposizione. Pronto qui score, bento score è quello più utilizzato e più efficace. Arriviamo all'ultima parte, cioè l'immagine diagnostica. L'immagine diagnostica parte dalla radiografia, l'abbiamo vista, classica, standard, la P laterale, poi esistono da fare le arti anteriori in toto sottocarico, e poi le proiezioni dedicate, che sono la sagittale view e la merchant view. Nella P cosa vedo? Posizione della rotula e l'asse femoro-tibiale, se è russato, che altezza è, e l'asse, se è naturalmente fatto in carico, sicuramente meno. Nella laterale capisco l'altezza rotula, eventuali displasie trocleari con i segni che abbiamo già visto prima. Quello che dicevamo, il concetto prima di andare a non utilizzare un sistema di calcolo dell'altezza e più usi l'ATA, perché non è ancora determinata in molti pazienti. E fondamentalmente andare a vedere l'asse di carico degli arti inferiori, perché anche la rotazione glutea può favorire, che modificando l'angolo Q di baionetta, e favorire la nostra lussazione rotula. Le proiezioni indicate, che un radiologo deve saper fare, noi possiamo anche prescrivere la standardized external view, qui è un ginocchio piegato ai 100 gradi, 10 gradi di flessione supino, con raggio inclinata a 15, prende la rotula direttamente, o la Marshall View, che è fondamentalmente più facile prono, con una flessione di 45 gradi e raggio inclinato a 30. Queste ci permettono di valutare le displasie trocleari e le displasie roture, con delle immagini veramente ben fatte, fate da un radiologo che conosce il sistema. Nel 2023 la risonanza magnetica fa da padrone, soprattutto nel pediatra, in cui a volte qualcuno ha paura, poi scrive un attacco, anche se sappiamo che sia a fini terapeutici, un attacco contenuto ormai qui in pochi raggi. La risonanza magnetica, possiamo vedere l'altezza rotula, abbiamo qua una rotula alta con un basso engagement, una nostra displasia trocleare, una displasia trocleare, si può valutare il tilt patellare, come abbiamo visto prima, concetto che è stato pulsato cronica esternamente, PTG, che però lo vediamo calcolato a livello della TAC, vediamo qua che è ben valutato a livello della risonanza magnetica, bisogna semplicemente prenderci la mano, ma ci dà degli ottimi risultati, quindi teniamolo presente, e poi valutare l'MPFL e le sue eventuali lesioni. L'MPFL e le sue eventuali lesioni, che noi sappiamo, poi vedremo che un conto dell'MPFL è lesionato isolato, un conto se si stacca una pastiglia di osso, una pastiglia osteocondrale. Qui capiamo bene che, andando avanti nella gradazione del sillampo, fondamentalmente l'indicazione chirurgica sta arrivando, ma non è argomento della mia presentazione. E poi bisogna vedere le lesioni associate. Questa è l'immagine della ragazzina di cui parlavo di prima, lussazione rotulea, e cosa è successo? Corpo libero endoarticolare, distacco osteocondrale del condilo femorale laterale, distacco traumatico dovuto alla lussazione rotulea, un qualcosa che questo è chirurgico per andare a gestire la lesione associata. E fare un'immagine approfondita in acuto vi fa scoprire anche queste cose da tenere sempre presente, per le lesioni associate sono quelle che poi fanno da padrone. E quindi la domanda è: ho visto tante cose, vedo dei fattori di rischio, vedo cosa succede, ma il risultato è sempre lo stesso. In realtà, andate a questo bellissimo articolo del 2017, si vede che all'aumentare dei fattori di rischio di un paziente non aumenta l'incidenza di lussazione rotula. Chi ha quattro fattori di rischio si lussa la rotula nel 16% dei casi, chi ne ha uno nel 25% dei casi, quasi paradossale. Quindi non tutto quello che c'è è effettivamente un problema, un percorso, ed è questo da tenere ben presente. Concludendo, quindi,
stiamo aumentando l'incidenza, è un problema da tenere ben presente. Il dottor Boggi ci ha appena detto che ne ha viste 2 in 2 ore, capite bene che quanto può essere problematica la situazione. 4 fattori di rischio principali: rotura alta, displasia trocleare, alterazioni del TTG e il tilt patellare. Esegue sempre un'accurata anamnesi dei test specifici di instabilità rotule, perché ad esempio l'apprehension test fa da padrone nei nostri sistemi. Imaging con radiografie specifiche, la Manchester, la Sunrise. La risonanza magnetica è fondamentale, da eseguire nel più breve tempo possibile per riuscire a ottenere la maggior parte delle informazioni. E con questo vi ringrazio dell'attenzione. Grazie mille Paolo, sempre puntuale, preciso e utile per tutti. Allora, diamo la parola, penso prima al collega Spolaore, Simone da Torino. Ci sei? Sì, abbiamo perso Torino. Torino, Simone, eccolo. Eccolo Simone. Ciao a tutti. Perfetto, Ciao, buon lavoro, ci sentiamo, si vede. ottimo. Allora, grazie Francesco di questa possibilità di parlare di questo importante argomento, specialmente in ambito pediatrico. Il ruolo è complesso perché ovviamente in qualche minuto non è possibile sviscerare completamente tutta la parte degli aspetti chirurgici. Spero che il collega Puglia poi a seguire riesca a colmare gli eventuali gap che ho lasciato. Allora, come diceva Paolo Capitani, bisogna innanzitutto capire di cosa parliamo. Ovviamente il nostro maestro di SUR ci ha insegnato a distinguere l'instabilità rotulea in potenziale, dalla sindrome femorotulea con dolore, fino ad arrivare alla fantomatica dislocazione patellare oggettiva, quindi in cui abbiamo una vera e propria lussazione con perdita di rapporti articolari della rotula rispetto alla troclea. Seguentemente si può dividere in ricorrente quando hai almeno 3 episodi, abituale e permanente quando la rotula rimane lussata e non riesce più a ridursi ai movimenti di flessione del ginocchio. Ho visto che Capitani ha presentato la classificazione di Parikh, che è molto bella perché anticipa la presenza di fattori di rischio associati alla lussazione rotulea. Quindi io vi presento quella di Green perché introduce un argomento importante che è anche l'aspetto della patologia nei bambini sindromici. Quindi tutti i pazienti che hanno problematiche del connettivo, come la sindrome di Down, i Marfan, l'Ehlers-Danlos, sono soggetti ad avere episodi di lussazione e anche a volte delle forme croniche. E prevede anche una correlazione con l'indicazione chirurgica, quindi in base al tipo di lussazione che abbiamo, ci indica se lavorare soltanto sull'impiantello oppure fare dei gesti accessori sia distali che prossimali. Come ha detto già Paolo, perché discutere di questo argomento? L'hai accennato anche tu nell'introduzione, perché è una patologia che a seconda degli studi colpisce anche fino a 77 pazienti su 100.000 persone all'anno, quindi un po' di più da quelli di quelli presentati da Paolo, e ha un'incidenza massima nella seconda decade, quindi dai 15 ai 20 anni in particolare. Abbiamo visto che il massimo degli episodi capita durante attività sportiva e il rapporto, come ha spiegato bene Paolo, è sovrapponibile tra maschi e femmine, perché è vero che il maschio esegue, svolge sport a volte più intensi a livello motorio, ma la femmina ha dei fattori genetici predisponenti, come un angolo commentato, una debolezza, se me lo concedete, più intrinseca a livello, quadricipitale. Sappiamo anche che è opportuno parlarne perché è alto il rischio di recidiva e ricorrenza. Secondo degli studi riportati in letteratura, anche recenti, le recidive possono arrivare fino al 71%. E questo capita sia se tu tratti incruentemente il primo episodio, ma anche se lo tratti cruentemente. In questo studio di Palmu abbiamo delle recidive addirittura del 67% dopo riparazione acuta sotto i 16 anni, anche se in questo studio c'era un limite, un bias grosso nella scelta chirurgica, perché nei pazienti in cui che sotto anestesia non presentavano lussazione rotulea manuale, veniva soltanto fatto un lateral release e basta, e quindi sicuramente questo è un limite importante. Sappiamo anche che ci sono delle lesioni associate, Paolo ha anticipato il discorso delle lesioni osteocondrali. In questo studio che vi presento di Sanders vediamo che le lesioni cartilaginee possono arrivare addirittura fino al 96%. E
Questo studio, che presenta dei valori molto molto alti, include sia lesioni condrali o osteocondrali, sia dei distacchi ossei parcellari all'estensione dell'epifel, ma anche tutti i vari bone bruise che noi vediamo tipicamente, gli episodi anche banalmente distorsivi di ginocchio. Un argomento molto importante è il discorso della recidiva. Sono stati proposti diversi modelli per provare a predire la recidiva di una lussazione, perché in questo modo, se noi sappiamo quando la lussazione si verifica, magari possiamo intervenire prima sul fattore di rischio per evitare un eventuale secondo episodio. Attualmente nessuno di questi modelli, di questi studi, è stato validato a livello scientifico. Vi presento tuttavia uno molto caratteristico, che è quello del Pattern Stability Severity Score di Balkarek, che introduce la presenza di alcuni fattori di rischio, che accennava prima anche Paolo, in particolare l'età, l'instabilità bilaterale, la displasia trocleare, l'altezza rotule, la TAGT e il patellar tilt. In questo studio, se presentiamo uno score maggiore, se abbiamo uno score maggiore di 4, aumentiamo di 4 volte il rischio di recidiva di lussazione. In questa bella systematic review e meta-analisi hanno inglobato 17 studi, di cui alcuni caso controllo ed altri prospettici. Soltanto 3 di 17 presentavano già una valutazione incrociata dei vari fattori di rischio concorrenti, e questa meta-analisi conclude dicendo che i fattori predittivi reali, significativi di un secondo episodio di lussazione rotulea sono l'età, le fisi aperte, la displasia trocleare, la rotulata e la TAGT. Se tu hai tre fattori di rischio tra questi, hai un 70% di rischio di incorrere in un secondo episodio. Il tipo di lesione dell'MPFL e il sesso non sembrano influire nella recidiva. Quindi abbiamo visto dei fattori di rischio, e vediamo anche quali sono i fattori predisponenti. Abbiamo un elenco ben preciso, noto probabilmente ai più, che distingue i fattori maggiori e dei fattori minori. La patella alta, la rotula alta, è un rischio maggiore di recidiva di lesione. E come ha detto giustamente Paolo, è opportuno andarla a calcolare con il Caton Deschamps, che è l'indice preferibilmente utilizzabile nei bambini, ed è da ricordare anche che nel BPI possiamo avere anche un aumento, ogni variazione di poco, seppur di poco, in base anche allo slope tibiale, quindi bisogna stare comunque molto attenti nel calcolarlo. Parliamo ovviamente di bambini, quindi abbiamo visto che la rotula alta è un fattore di rischio di lussazione, e quindi come possiamo andare a ridurre l'altezza rotulea senza andare a lavorare sui tessuti ossei in un bambino in crescita? Recentemente, su Arthroscopy Technique, sono state proposte due tecniche particolari, che sono una sorta di plicatura del tendine rotuleo, che ti consente di accorciare e di abbassare l'altezza rotulea, e poi una seconda tecnica, sempre recente, che prevede 8 piccole plicature a livello del tendine, che consentono di ridurre di 1 centimetro l'altezza del tendine rotuleo, quindi lavorando solo sui tessuti molli. L'antiversione femorale è anche un altro fattore predisponente alla lussazione rotulea. In questo studio di Zhang, recente, si è visto che in 66 pazienti un'antiversione superiore a 30 gradi prevede degli outcome peggiori in termini di funzionalità, lassità rotulea e residuo di J-sign. Quindi questo ci fa presupporre che su un episodio o più episodi di lussazione rotulea è giusto anche andare a controllare le versioni femorali. Vedete, in questo caso qui, questa paziente che presenta un doppio difetto torsionale, quindi con 44 gradi di antiversione, questa torsione tibiale di 50 gradi, è giusto andare a trattare il difetto torsione, alla ricostruzione, scusate, dell'MPFL. Sappiamo che intrinsecamente un'aumentata antiversione Simo si sente male, perlomeno lo sento io male. Dottor Spolaore, può chiudere cortesemente Pronto? la fotocamera? Può chiudere cortesemente la fotocamera, dottor Spolaore? Sì, certo. Così, perché si era frizzato, grazie. Riparti da un minuto fa circa, Simo, senza audio, senza video, telecamera, tanto si vedono le Ok. Lo schermo è condiviso? slide. Sì. Perfetto.
Ok, quindi dove siamo arrivati sull'antiversione, vi abbiamo visto? Sì, esatto, riparti da lì. Grazie. Ok, quindi abbiamo visto che l'antiversione e l'estatorsione tibiale sono due fattori principalmente a lussazione, quindi in caso di dimostrato difetto torsionale, è giusto andare a trattare il difetto torsionale associato alla ricostruzione dell'MPFL. Il ginocchio valgo è un altro fattore predisponente alla lussazione rotulea. In questo studio particolare, perché è un studio preliminare con pochi pazienti, si vede come andando a ricostruire contemporaneamente l'MPFL associando una emi-epifisiodesi, quindi con crescita guidata in caso di ginocchio valgo, non porta delle modifiche di tensionamento del graft. E quindi questo è un ottimo segnale che ci viene dato per poter procedere anche a correzione simultanea sia del ginocchio valgo che della ricostruzione dell'MPFL. Vedete in questo caso una bambina affetta da sindrome di Down, quindi con una lussazione inveterata cronica di rotula in un asse valgo. Andiamo a vedere se parte filmato. Vedete come la lussazione in quadro del ginocchio valgo appare irriducibile. Nel momento in cui va a flettere, la rotula rimane lussata lateralmente. E dopo correzione con placche 8, si vede che ovviamente la rotula dovrà ancora essere riparata, ricentrata, ma vediamo come la flessione la rotula si ricentra. Quindi andando a lavorare in maniera preventiva sull'asse di carico, si può anche cambiare poi l'indicazione successivamente a livello rotuleo. Quindi, detto tutta questa parte introduttiva, abbiamo valutato che ci sono dei fattori predisponenti e dei fattori di rischio alla lussazione di rotula. Quindi, qual è il ruolo del chirurgo? Il ruolo del chirurgo, innanzitutto, è gestire bene il primo episodio. Il paziente arriva in pronto soccorso con la rotula lussata. L'esame obiettivo è fondamentale perché ci sente ovviamente in acuto, è più complesso perché abbiamo un ginocchio gonfio, va immobilizzato, è ben gessato e va messo a riposo. Bisogna valutare attentamente la storia clinica perché per un primo episodio la clinica è molto chiara, su episodi ricorrenti a volte capita che il bambino arriva, racconta di aver avuto episodi multipli di lussazione rotulea, quando in realtà magari sono episodi di soggettiva instabilità o episodi di sublussazione. Nel momento in cui arriva un paziente invece con 2, 3, 4 episodi di lussazione, è importante valutare sicuramente il J-sign, perché il J-sign è un segno caratteristico di un'instabilità rotulea quando alla base ci sono delle fattori predisponenti ossei strutturali che quindi bisogna andare ad analizzare e bisogna andare eventualmente a trattare. Ricordiamoci che oltretutto noi abbiamo a che fare con bambini, con pazienti pediatrici, in cui abbiamo le cartilagini di crescita aperta, i volumi articolari cambiano con la crescita e quindi bisogna cercare il più possibile di essere risparmiosi a livello osseo e non andare ad intaccare le zone di crescita. La letteratura sostanzialmente è concorde nel non dare cruento il primo episodio, quindi in assenza di lesioni ostocondrali dimostrate in risonanza. Corpi mobili articolari che necessitano ovviamente di un trattamento in acuto per andare a trattare le lesioni stesse, oppure in caso di lussazione irriducibile, il primo episodio è assolutamente non chirurgico e prevede una immobilizzazione in gesso con circa 3 settimane, un carico a tolleranza con stampelle, poi una buona fisioterapia di recupero e ce ne parlerà poi successivamente la collega. Questo studio riporta una questione che può essere dibattuta. Siccome sappiamo che alla base di un'illustrazione rotulea ci sono diversi fattori predisponenti, che richiedono di eseguire, oltre alla risonanza magnetica, anche una immediata TLRX, quantomeno per andare a valutare l'asse delle ginocchia. Su questo aspetto non sono molto d'accordo, secondo me è una valutazione che va fatta clinicamente e la radiografia può essere chiesta in un secondo momento. Ricordiamoci che la recidiva non può essere soltanto l'unico outcome da considerare, cioè se io tratto tutti i pazienti in gesso e abbiamo una recidiva scarna nel secondo episodio, non vuol dire che siete stati più bravi, bisogna solo capire quando i bambini ritornano a fare sport, perché un bambino che smette di fare il suo sport per una sensazione di impotenza funzionale, una sensazione di instabilità rotulea o sintomi meccanici non può essere considerato un successo e quindi questo potrebbe aprire una finestra in ottica di essere un pochino più aggressivi anche a livello del primo episodio. Vediamo che
Il fallimento di una ricostruzione dell'NPFL è di circa il 3-18% in questa bellissima review, sia che tu tratti unicamente l'NPFL, sia che tu vai ad utilizzare diverse tecniche sui tessuti molli, che vanno dagli allineamenti distali, allineamenti prossimali, allineamenti di plastica Y del quadricipite oppure ritensioni del vasto mediano obliquo. E questo ci fa capire, è stato valutato e dimostrato che in realtà non è tanto la tecnica che uno va a utilizzare nella ricostruzione di un NPFL, ma è importante sempre valutare i fattori di rischio sottostanti, perché anch'essi devono essere trattati. E questi sono in primis la displasia trocleare e in secondo luogo le deformità rotazionali di cui abbiamo accennato prima. Quindi, quando è che noi dobbiamo andare a ricostruire unicamente l'NPFL senza badare al resto? Quando abbiamo un aspetto del ginocchio e sopra e sottosegmentario normale, quindi un angolo Q normale, non c'è displasia trocleare, una TAGT è sotto i 20 e abbiamo un'altezza rotule normale. In questo caso, dopo 2 o 3 episodi, è opportuno andare a ricostruire l'NPFL unicamente senza gesti accessori. Qual è il problema dell'NPFL pediatrico? Il problema principale è il discorso della fissazione femorale. Noi abbiamo la cartilagine di crescita, sappiamo da studi che l'inserzione dell'NPFL a livello femorale è molto vicino, quindi addirittura fino a 4 mm rispetto alla cartilagine di crescita, alla fisi femorale, e poi non abbiamo dei repari anatomici che sono molto ben riproducibili in sala operatoria. Quindi un primo escamotage potrebbe essere quello che è stato descritto la prima volta da Landenhoff nel 2013, che è quello di utilizzare il socket, la TASC della vite interferenza distale, quindi con direzione, quindi distale alla fisi con direzione verso il basso. In questo bellissimo studio è stato valutato che su 54 pazienti utilizzando questa tecnica non hanno avuto nessuna complicanza né di deformità angolare e nessun arresto di crescita per danno alla fisi, andando a valutare l'esatto posizionamento in risonanza del socket rispetto alla cartilagine di crescita. I francesi tipicamente utilizzano una fissazione femorale su tessuti molli, quindi fissando il graft a livello dell'inserzione femorale del retinacolo mediale. Quindi una tecnica pura tessuti molli, a me personalmente non piace tantissimo, però è stata descritta e riporta sicuramente buoni risultati. Sappiamo tutti bene quale sia lo shuttle point, quindi la corretta inserzione anatomica dell'NPFL, e andiamo a vedere, nell'immagine in alto a destra, come se noi utilizziamo come punto di retta il tubercolo degli adduttori e l'epicondilo mediale, questi sono dei punti non isometrici, ma sono molto molto vicini all'inserzione nativa dell'NPFL e quindi possono essere utilizzati a livello pediatrico per una sintesi, seppur non isometrica. Personalmente utilizzo il sistema con l'innesto del graft a cavaliere del tendine adduttore. L'unica cosa di cui bisogna stare attenti molto quando si utilizzano queste tecniche soft tissues è il tensionamento del graft, perché trattandosi di punto non anatomico, se io faccio passare il graft a livello dell'adduttore, devo andare a dare massima tensione, all'innesto con un ginocchio in flessione tra 45 e 60 gradi, mentre invece il contrario accade per gli innesti fatti passare a cavaliere dell'LCM, in cui il ritensionamento deve essere fatto quasi in full extension. Il riallineamento distale pediatrico. Abbiamo visto come si può abbassare la rotula, sicuramente, però ovviamente non possiamo agire a livello osseo sulla tubosità tibiale perché è ancora cartilagine, osteocartilagine. Storicamente è stata descritta la Rugolduit come tecnica di medializzazione del tendine rotuleo, però nel tempo è stato visto che presenta sicuramente degli svantaggi, perché facendo passare un emitendine sotto l'altro si vanno ad aumentare le forze anomale a livello femoro-rotuleo, quindi aumentando il tilt rotuleo, e a lungo andare possono portare ad osteoartrosi precoce della femoro-rotulea. Sicuramente questa tecnica va utilizzata magari in pazienti che presentano dei disturbi dei tessuti molli, come abbiamo visto prima, bambini Down o Marfan e Ehlers-Danlos. A me piace molto personalmente la tecnica di Grammont, che invece riesce ad eliminare gli errori, quindi le complicanze della Rugolduit, prevede la creazione di un lembo periostale a livello mediale. Si traspone poi il tendine all'interno del lembo periostale, si va poi a chiudere e a ribaltare sopra, si crea una sorta di angolo,
a livello del tendine rotuleo, ma le forze longitudinali della femora rotulea rimangono intatte e simmetriche ben distribuite. Vi lascio, sono quasi in chiusura, per quanto riguarda il discorso del rimodellamento della troclea nei bambini. Oggi ovviamente non c'è tempo e modo di poter parlare anche di tutto l'aspetto delle croniche che richiedono sicuramente dei gesti accessori più invasivi con riallineamenti prossimali e distali, oltre che degli abbondanti lateral release. Però se noi riuscissimo a ricentrare le rotule lussate cronicamente in età precoce, anche sotto i 6 anni, secondo me abbiamo la possibilità di andare ad assistere anche a un rimodellamento del condilo femorale laterale e quindi questo prevederebbe un miglioramento dei rapporti articolari e andrebbe ad evitare magari qualche trocloplastica che viene fatta in pazienti ormai adulti. Questo l'ho riportato perché tra l'altro è un caso che è stato trattato poi in altro stato, addirittura fuori dall'Italia. Però da colleghi ortopedici dell'adulto è stato sempre detto a questo paziente con lussazione cronica da quando aveva 8 anni di attendere il fine crescita per andare a fare poi una troploplastica. E sicuramente l'intervento, la qualità dell'intervento potrebbe portare magari delle complicanze maggiori rispetto a che se avessimo fatto tutto un pochino prima. Quindi, arrivato alla fine di questo excursus, qual è il ruolo del chirurgo? Siamo di fronte a un bambino e prima di operare un bambino bisogna scegliere la corretta indicazione. Quando bisogna fare l'MPFL, l'abbiamo visto, si fa solo l'MPFL. Se abbiamo dei fattori associati, vanno studiati in TAC, in risonanza, in Tele-RX e c'è modo e tempo di proporre un trattamento accessorio dei difetti associati e andare poi a valutare la ricostruzione del nostro MPFL. E con questo vi ringrazio. Grazie mille Simone, preciso anche tu, molto didattico per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Francesco, ci sei? Eccolo, dottor Puglia, Ci da sono, Gaetano Pisa di buonasera a tutti. Milano, Bene. anche lui. Bene, si vede, ti sentiamo, per Ok, cui. a me l'arduo compito di parlarvi del trattamento chirurgico di questi pazienti. Come ha detto già Paolo e anche Simone, hanno una incidenza molto alta, molto più alta della popolazione adulta normale, questo tipo di lesioni. Infatti siamo quasi una su 1.000 persone. Abbiamo visto anche che nei traumi con emartro del ginocchio, tra i 10 e i 14 anni quasi il 36% presenta una lussazione di rotula, mentre già tra i 15 e i 18 anni ci stiamo più su un 40% su una lesione del legamento crociato anteriore. Ci sono due grandi approcci, diciamo, di questi trattamenti, un po' la scuola americana che vuole correggere gli elementi di malallineamento dell'apparato estensore, e invece quella più francese e anche italiana dello stabilizzatore, di andare a ricreare uno stabilizzatore mediale. Sicuramente per questo trattamento sono stati fatti tanti algoritmi, ma solo recentemente sono state date un po' di linee guida per il paziente pediatrico. Infatti abbiamo visto che nel primo caso di lussazione si va a ricostruire l'MPFL solo se ci sono delle lesioni ostocondrali o dei corpi liberi interarticolari, e se no solo nei casi di recidiva di queste lesioni. E nelle recidive possiamo andare anche ad affrontare, appunto, come detto da Simone, i malallineamenti, quindi tutte le cause associate. Veniamo quindi a, diciamo, la ricostruzione principe, che è quella dell'MPFL isolato, che è sicuramente un intervento molto efficace in questi pazienti. È stato dimostrato avere degli ottimi risultati anche in pazienti con fattori di rischio come displasia trocleare, iperlassità e una TTGT aumentata. Infatti, in questo studio di 27 ginocchia con ricostruzione di MPFL con semitendine, un'età media di 14 anni, soltanto un 3,4% hanno avuto una recidiva. Sicuramente quindi la ricostruzione e le procedure sui tessuti molli del retinacolo sono molto efficaci nel ripristinare la stabilità mediale e garantisce dei risultati buoni soprattutto a medio e lungo termine. Parlando un po' di lesioni, dobbiamo anche differenziare l'anatomia del bambino rispetto a quella dell'adulto, perché il sito di lesione dell'MPFL è più variabile, diciamo, riguarda più l'inserzione rotulea. Ha già parlato Paolo della classificazione di Sillampa e abbiamo visto che nei bambini il 90% di queste lesioni è all'inserzione rotulea. Anche diciamo, l'origine del legamento è diversa dall'adulto. Abbiamo visto che nel bambino l'MPFL
ha un'inserzione più al terzo medio distale rispetto all'adulto, che ha un'inserzione più al terzo prossimale, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda l'inserzione, la ricostruzione sulla rotula, sono descritte moltissime tecniche, tra cui le due le più famose, quella di creare dei tunnel transpatellari, o quella che comunque noi usiamo, e quella più comune usiamo, quella di usare delle ancore soft tissue, all suture. Per quanto riguarda invece l'anatomia femorale, abbiamo visto che il nostro amato shuttle point, purtroppo, come ha detto Simone, cade spesso a livello proprio della fisi distale femorale. Anche se in diversi studi è stato visto che l'inserzione dell'MPFL nel bambino solitamente è leggermente più distale rispetto all'adulto, fino a circa i 7 anni, poi tende un po' a prossimalizzarsi con la crescita. Grosso problema di questa fise è appunto che se noi andiamo a fare un drilling all'interno, causiamo dei danni praticamente irreversibili che possono causare quindi un'emifisiodesi, un arresto della crescita, delle deformità post-operatorie. Andando appunto a vedere la fissazione femorale, ci sono diverse tecniche descritte. Una di quelle più usate è sicuramente quella con tunnel epifisari, richiede ovviamente l'utilizzo della brillanza, è un tunnel con diametro molto piccolo. C'è diciamo un trick da usare, che è appunto quello di fresare distalmente angolato di 30, 40, di 5-35 gradi e anteriormente di 30-40 gradi. Questo proprio per andare a evitare la fisi, cercando ovviamente di non andare a sforare intraarticolare. Sicuramente le tecniche con tunnel danno una maggior precisione della reinserzione del graft, che questa è correlata sicuramente con anche risultati clinici migliori. Quella che invece usiamo noi è l'adductor sling, approccio anche molto noto, molto famosa. Si tratta appunto di posizionare, di fissare il graft all'adduttore magno. È una tecnica che non è rigida, quindi molto facilmente ripetibile. L'inserzione dell'adduttore è abbastanza stabile e si identifica facilmente, non richiede una scopia, anche se può dare ovviamente un overcostrain mediale, quindi dolore a livello del comparto mediale. Infatti, in questo case report di 36 pazienti con un follow-up abbastanza lungo, hanno avuto tutti degli score soddisfacenti senza nessun caso di rilussazione. Passando quindi poi agli all soft tissue approach, quindi con l'uso di solo fissazione su tessuti molli, sicuramente sono descritte tantissime tecniche che permettono di preservare le fisi femorali, non andando ad intaccare neanche la componente ossea rotulea, anche se hanno un costrutto poco rigido, però sono sicuramente tecniche economiche, ma spesso non facilmente ripetibili. Ne sono state descritte tante, come detto, tra cui l'adductor magnum tenodesis, l'adductor sling technique, la chassong technique, che è abbastanza famosa, la quadriceps flip. Appunto, le più note e conosciute sono la chassong, che permette sicuramente una fissazione più anatomica, tramite un passaggio sotto periosteo rotuleo, e allo stesso tempo una fissazione solo su tessuti molli a livello mediale. La DEIE è una tecnica un po' più controversa, utilizza un semitendine in situ prelevato tramite uno stripper aperto, che poi viene ribaltato sul collaterale mediale e fissato alla rotula. Anche se è una tecnica poco anatomica, viene poco usata e ha un elevato rischio di rotazione, di tilting rotuleo per l'overcostrain. Un'altra tecnica è quella della quadriceps flip, quindi si prende un terzo del tendine quadricipitale, viene passato al di sotto del vasto mediale obliquo e quindi fissato o con una vite interferenza oppure attraverso il fissaggio sull'adduttore. È una tecnica comunque poco anatomica, anche qui c'è un alto tasso di rischio di tilt shift rotuleo e ci può essere anche un rischio di prelievo troppo corto del graft, quindi di riuscire a non arrivare a fissarlo medialmente. Per quanto riguarda la scelta del graft, anche qui sono due scuole di filone principali tra autograft e allograft. Spesso il più usato ovviamente è il gracile di solito, anche se nei bambini piccoli spesso è insufficiente.
In alcune tecniche descritte abbiamo visto che si può usare il quadricipitale oppure l'allograft, che può essere di fascia lata o di gracile. Abbiamo visto che l'allograft ha una efficacia abbastanza simile anche, anche se a volte con minor outcome clinici, però ci permette sicuramente di risparmiare il sito donatore e di avere tempi chirurgici ridotti. Sicuramente è importante nella iperlastità legamentosa l'allograft, come detto da Paolo, il Beighton score è importantissimo per valutare l'iperlastità e ci sono delle scale relative anche a pazienti pediatrici, che spesso quindi in casi di patologie come possono essere l'RL-Darlos o la Marfan, con questa iperlastità legamentosa sicuramente è di primaria importanza scegliere utilizzare un allograft perché in diversi studi è stato visto che ha dei risultati praticamente uguali e con minor fallimenti post-operatori. Una tecnica degna di nota, descritta nel 2022 da Clamp, è quella anche all-arthroscopic, quindi interamente artroscopica di ricostruzione, di riparazione dell'MGFL, usata spesso nel primo episodio di lussazione in pazienti giovani, viene fissato attraverso due ancore all suture, anche qui, ci permette appunto di non creare grossi problemi alle fisi e di comunque andare successivamente a fare revisioni senza importanti limiti. Venendo poi alle lesioni concomitanti, a quelle dell'MPFL, sicuramente le più famose e più importanti sono le lesioni condrali e osteocondrali, particolarmente frequenti. Spesso nel 17-30% dei casi abbiamo una lesione del condilo femorale laterale. E nel 76% rotulia. Ovviamente queste, se sono presenti queste lesioni, l'indicazione chirurgica è mandatoria, questo per ridurre sicuramente il rischio di necessità di futuri trattamenti o di recidive. Queste alcune indicazioni sul tipo di lesioni e cosa fare. Ovviamente si cerca sempre di fissare il frammento tramite dei pin riassorbibili, altrimenti se frammenti particolarmente piccoli si può fare un debridement o se lesioni croniche andiamo a fare delle stimolazioni midollari oppure le più note tecniche di ACI, osteocondrast, autograft o allograft. Venendo poi ai gesti associati che si possono fare, hanno delle indicazioni sicuramente molto ristrette, va fatta una selezione del paziente accurata, però quelle più note sono, come detto a Simone, la Goldberg Brook, che permette una medializzazione del terzo laterale tendine rotuleo, anche se può dare appunto un'iperpressione rotulea e poi problemi correlati. Quella sicuramente più affidabile che noi usiamo più spesso è la Grand Mound, quindi la trasposizione del tendine rotuleo periostale, anche se recentemente sono state descritte molte tendine di plicature del tendine rotuleo particolarmente efficaci. Ovviamente per gestire i malallineamenti bisogna trattare anche le restanti patologie, quindi un intervento molto semplice che si è visto dare una serie di diciamo di benefici molto, molto elevati è quella dell'emifisiotesi, perché è un intervento molto semplice, molto facilmente riproducibile, spesso usata nel ginocchio con un valgismo di più di 10 gradi, una distanza intermalleolare di 8 centimetri e permette appunto di riallineare, come visto in questo di dare una risoluzione del 68-69% dei sintomi senza fare ulteriori approcci. Quindi nei risultati purtroppo queste tecniche hanno delle complicanze abbastanza elevate, sicuramente un tasso di recidiva nei bambini più alto che rispetto all'adulto e se non fatte a regola d'arte ovviamente possono dare anche dei problemi alla fisi con complicanze molto, molto più serie, anche se la tecnica di ricostruzione dell'MPFL è quella che ha visto i migliori risultati con i minor fallimenti. Quindi quello che dobbiamo sapere è che il trattamento conservativo sicuramente nel primo episodio di lussazione è il gold standard, tranne se non ci sono delle lesioni associate come abbiamo detto prima. La ricostruzione e riparafrazione dell'MPFL ormai è una forte raccomandazione anche nel paziente pediatrico. E soprattutto dobbiamo discutere paziente caso per caso la correzione dei fattori di rischio e di stabilità. Grazie. Grazie mille Fra. Allora, è il momento, ringrazio tantissimo la dottoressa Maria Teresa Pereira Ruiz, fisiatra, specialista nella riabilitazione degli sportivi, ci porterà e ci parlerà la sua esperienza e il ruolo della fisioterapia in questa patologia. Maite, ci sei?
Eccola, viva, non ti sentiamo se stai parlando. Allora. Hai il microfono chiuso? Sì, adesso ho il adesso. Eccoti, fantastico. Okay. Il monitor lo vediamo. Adesso lo vediamo. Li vediamo. Per cui Simone Spalaore, grazie. Perfetto. Vai, ciao, grazie. Bene. Bene, grazie, grazie Francesco. Beh, tema molto interessante, complesso, molto complesso. Io parlerò il potere o quello che riesce a fare la riabilitazione e la rieducazione nei pazienti con instabilità della rotula. Come avete detto precedentemente, nel caso di ovviamente recidiva lesione o de lesione rotulea o con lesioni associate, ovviamente il ruolo della fisioterapia nel trattamento conservativo non ha opzioni. E quindi quando ci troviamo con un paziente con lusazione di rotula, un fisiatra fondamentalmente deve capire se è il primo episodio che ha subito. Se è una rotula instabile, come hanno detto i relatori precedenti, molte volte è più una sensazione, quindi una sublussazione, ovviamente in base a tutti i fattori principali associati o no. E poi un altro fattore molto importante, dove il ruolo della riabilitazione è importante, è il dolore. E questo è un libro pubblicato recentemente, nel 2023, dove elenca le cause principali di trattamento conservativo nel caso della instabilità rotulea. Più o meno è stato detto precedentemente, non ci devono essere lesioni osteocondrali associate, né lesioni ossee, e poi loro considerano che i pazienti con alterazione del tessuto connettivale hanno un'incidenza di poco successo chirurgico e quindi potrebbero essere suscettibili di un trattamento riabilitativo conservativo. E la mia idea, anche se questo è un adulto, ma è sempre un atleta, è considerare il nostro paziente in un tutto, no? Una visione globale. Questo per me è molto importante. Io non parlerò del trattamento riabilitativo post-chirurgico della instabilità femoro-rotulea, però anche in quei casi il lavoro riabilitativo per me è fondamentale. E perché lo dico? Perché valutare nel complesso l'atleta bambino, che come avete detto normalmente in età puberale sui 15-16 anni frequentissimo, anch'io le vedo. E, insomma, dobbiamo considerarlo un pochino a 360 gradi se vogliamo avere un successo clinico sul ragazzo. E quindi dobbiamo vedere la struttura che ha, se è una persona tonica o è un personaggio come io chiamo adiposo, e l'articolarità dell'anca, l'articolarità della caviglia, la mobilità passiva e attiva di queste articolazioni, soprattutto di sopra e di sotto, il ron attivo e passivo di questo ginocchio. E ovviamente lo avete già detto precedentemente, la derivazione in varo e valgo, e poi, come vedremo dopo nelle diapositive successive, il movimento dinamico di questo soggetto. E quindi, ovviamente, io lo devo osservare, devo vedere che posizione ha dal punto di vista statico. Cioè, queste sono foto di uno studio che avevamo fatto su patologie osteoarticolari in ragazzi di diversi sport. Vedete già la postura quanto cambia di un ragazzino come questo che mi sembra che faceva vela, quindi niente di particolare, a una ragazza di questo tipo. E mettiamo, ovviamente, questi sono soggetti senza instabilità femoro-rotulea, però la conformità fisica è molto diversa se parliamo di sport specifica. Come potete immaginare, questa è una bambina che faceva danza. E quindi
svolgiamoci, quindi valutiamo le catene muscolari, valutiamo bene se abbiamo una caviglia limitata nella dorsiflessione, una caviglia rigida che possa anche limitare il nostro impatto, il nostro movimento e il nostro salto sul ginocchio. Quindi valutiamo la catena anteriore e la catena posteriore. Come avete detto, valutiamo la iperlassità, valutiamo la rigidità dell'anca, le rigidità muscolari, come avete visto precedentemente. E io non sottovaluterei il tema del piede. Ovviamente sì, dobbiamo trattare dal punto di vista conservativo un ginocchio valgo associato a un piede valgo, un piede pronato sicuramente in un ragazzo va corretto per il risultato finale migliore. E un altro tema fondamentale è lo schema motorio dinamico, è molto importante, è il controllo del valgo e il movimento nel salto, come vedete, sono in questa immagine, non solo per quanto riguarda la lesione del legamento crociato, sino anche nel controllo della femore rotulea. E quindi, come potete immaginare, se uno ha una predisposizione o una instabilità femoro-rotulea, bisognerebbe anche controllare dal punto di vista dinamico in salto, ma anche statico, come avete detto, il tilt o non il tilt femoro-rotuleo. Questo è fondamentale perché la correzione del valgo può anche aiutarci a un corretto, a una corretta dinamica della femoro-rotulea. E quindi andremo a trattare in questi casi la ipertrofia muscolare, non sottovaluteremo i problemi psicologici che limitano delle volte anche questi ragazzini per la paura de che di nuovo accada questa lussazione e seguire e correggere in modo adeguato i partner di attivazione motoria. Quindi il nostro programma riabilitativo deve assolutamente ridurre il dolore come primo fattore, sì c'è. E correggere i deficit muscolari e seguire un buon recupero proprio proprioccettivo, correggere i PARNET e quindi, come abbiamo detto, no, non sottovalutare il fattore psicologico e migliorare lo schema dinamico del ragazzo. Quindi, ovviamente, se abbiamo se ci troviamo il ragazzo con un episodio acuto di lussazione, ovviamente useremo terapie tendenzialmente fredde e useremo patologie e terapie calde quando stiamo parlando già di un processo più cronico. Questo non mi soffermo sul tipo di terapie, non è neanche interessante in questa relazione. Possiamo usare i massaggi, le manipolazioni, la mobilizzazione per il recupero dell'articolarità in caso di fase acuta, come l'uso della piscina potrebbe essere molto utile. Evidentemente per il recupero della forza non è neanche questa la riunione, però dobbiamo partire da un recupero di forza dal punto di vista inizialmente statico per poi passare a una fase dinamica con esercizi eccentrici primariamente in catena chiusa per poi in catena aperta. E quindi, come ho detto, il recupero della forza è fondamentale e vedremo che è molto importante capire che per il recupero adeguato della dinamica della femoro-rotulea non è solo il quadricipite e il muscolo coinvolto, è molto importante recuperare anche i muscoli del core e del gluteo medio. Si è visto che i gruppi muscolari, quindi gli stabilizzatori del bacino, sono fondamentali nella dinamica dello schema motorio dell'arto inferiore e hanno molta importanza sulla dinamica del ginocchio. E quindi ricordare di attivare bene questo gluteo e, come ho detto primariamente, controllare bene questi tilt del bacino che creano un sovraccarico indirettamente sulla femorotulia, come potete vedere in questa immagine. E quindi andremo a analizzarlo e poi a correggerlo dal punto di vista riabilitativo. Quindi esercizi statici di core, esercizi dinamiche. Questo mio figlio ovviamente l'ho preso come modello sulla instabilità. Attiva magari anche con desestabilizzatori della parte superiore del tronco e questo ovviamente con gradualità. L'uso del tutore o tapping mi è sembrato importante farlo a menzione. In realtà ho fatto un pochino una ricerca sulla bibliografia, vanno molto di moda.
però i due, non ci sono tante pubblicazioni sul trattamento conservativo o sugli esercizi sulla riabilitazione della instabilità femorotulia, non ho trovata molta bibliografia. Questo è un consenso del British Journal del 2018, dove assolutamente non trovo nessun tipo di evidenza scientifica su il taping né sull'uso dei tutori sulla instabilità. E questo era il libro precedente che avevamo visto, e quindi normalmente loro considerano che bisogna focalizzarsi sugli esercizi in catena chiusa e il rinforzo del quadricipite. Ovviamente, come vedete in questa diapositiva, il recupero della forza del core e del gluteo per migliorare il controllo del bacino e del femore. E quindi non voglio, finisco qui concludendo che il corretto inquadramento clinico è fondamentale per impostare un adeguato programma riabilitativo. Il percorso riabilitativo fondamentalmente prevede il rinforzo del core, del gluteo medio e non solo del quadricipite. L'analisi dello schema motorio può aiutare nel risultato clinico nei soggetti sportivi e l'uso dei taping o tutori non ha un supporto scientifico sufficiente. Grazie a tutti. Grazie mille Teresa, ti ringrazio perché hai parlato anche e soprattutto della parte di sindrome dolorosa e instabilità potenziale che spesso noi chirurghi, cioè, quando ci pa parliamo di patologia femoro-rotulea guardiamo l'instabilità obiettiva, la lussazione, mentre tutto l'aspetto anche di dolore anteriore e di instabilità potenziale è molto importante e sicuramente il ruolo della fisioterapia e della fisiatria è fondamentale. Bene, se ci sono delle domande da parte dei ragazzi, delle persone che stanno ascoltando, potete farle in chat oppure anche alzare la mano, aprire il microfono e Ce siamo l'hai ben felici. già, Francesco? Ci sono domande Le ho scritte. L'hai viste, visto? le ho viste, le ho viste. Le ho viste. Allora, quello che a me voglio sottolineare per chi ha ascoltato, secondo me, è una parola importante per questa patologia, che è quella di studiare la patologia, quindi conoscerla, conoscere tutte le sfaccettature, studiare il paziente, perché avete visto che la valutazione del paziente in tutti i suoi aspetti è fondamentale per un trattamento preciso, e studiare quindi un percorso anche personale di inquadramento dalla prima volta che vedo il paziente al percorso fino alla sala operatoria o alla riabilitazione. Allora, la prima domanda che fanno è se il cutoff della TAGT è lo stesso, la prima domanda, se va misurato in risonanza magnetica e in TAC. Non so chi vuole, io la risposta ce l'ho, ma lascio parlare voi, per cui chi vuole rispondere, Paolo o Simone, insomma, chi ne ha trattato. Vai Paolo, che hai fatto la diagnostica. Non mi partiva il microfono. Ah, diciamo che il concetto di base è lo stesso, ovvero hanno fondamentalmente lo stesso principio di calcolo. Nella risonanza magnetica bisogna stare attenti al fatto che hai le cartilagini posteriori che vedi bene in risonanza, quindi dipende un taglio in cui prendere bene le cartilagini in pieno, altrimenti rischi di falsare il tuo calcolo. Quindi è un pochettino più difficile, bisogna prendersi la mano. I cutoff concettuali sono gli stessi. E chiedono, sempre riferito a ciò, se c'è un cutoff pediatrici verso adulto sono diversi. Dimmi, poi correggetemi se sbaglio. È molto importante considerare che i cutoff, secondo me, come dati sono gli stessi. Bisogna considerare in che momento li calcoli. Perché il bambino cresce e cambia, quindi crescendo cambia l'antiversione femorale, cambia il varismo, cambia il valgismo, cambiano tanti elementi e quindi uno può calcolare un angolo in un determinato momento, ma prima di fare delle grandi considerazioni, come abbiamo visto le tecniche, bisogna valutare il fatto che nel potenziale di crescita qualche valore può cambiare nel tempo, quindi i cutoff sono giusti, uguali, bisogna capire però in che fase siamo. Non so voi cosa ne pensate, se siete
Sì, l'unica differenza, ho visto nella tua presentazione, tu hai messo i 15 come cutoff di una TAGT, in realtà secondo me si può stare un pochino sui 20, sui 2 centimetri. Sono stato basso io, scusa. No, io voglio solo aggiungere che avendo a disposizione la risonanza è secondo me molto utile abbinare alla TAGT e all'altezza rotule anche la valutazione dell'engagement femoro-rotuleo per la valutazione dell'altezza, insomma approfittare della risonanza per valutare altri indici e prendere scelte anche su questo aspetto. Domanda per Maite. Allora, quali sono le indicazioni post ricostruzione dell'MPFL isolato? Come ti comporti? Come mi comporto? Ovviamente seguo le indicazioni dell'ortopedico come primis, più che altro nella immobilizzazione, perché veramente voi avete ognuno ai suoi tempi. E quindi e in base ai tempi indicati dal chirurgo, evidentemente, sperando che siano corti quelli della immobilizzazione, perché nella femorotulia veramente poi abbiamo, come ben sapete, delle rigidità articolari non indifferenti, quindi prima lo riusciamo a muovere meglio è. E in realtà l'attivazione muscolare è molto importante, ma anche nel post-chirurgico. Io non sono entrata nel post-chirurgico degli interventi sulla femorotulia. Lavorare su questa muscolatura per il ginocchio, che non è il vasto mediale, non è il quadricipite, è molto importante, perché veramente questo concetto del quadricipite è qualcosa di vecchio. Cioè adesso leggete i lavori scritti di Alden, non so se sapete che ha scritto questo libro famosissimo, questa fisiatra ortopedico, e il lavoro deve essere più globale, cioè il risultato è clinico. Evidentemente un paziente con una instabilità femoro-rotulia avrà sempre un'ipotrofia del vasto mediale obliquo, perché è difficilissimo da riprendere dal punto di vista riabilitativo. Invece bisogna agire sui meccanismi dei compensi e soprattutto sulla dinamica, cioè sul movimento statico e dinamico del ragazzo. Ecco. E secondo te, Maite, quanto è importante affidare il paziente post-operatorio, anche post primo episodio, a un fisiatra e a un fisioterapista dedicato e soprattutto per quanto tempo? Cioè, per questi pazienti, quanto bisogno hanno di un percorso riabilitativo a breve tempo o anche molto lungo, cioè anche negli anni magari per mantenere, per evitare le recidive? Insomma, allora, si parlate, cioè avete presentato casi di pazienti veramente con fattori principali, come lo avete detto voi, diversi. Questi sono, spesso magari non riescono a fare attività fisica, cioè non tornano a fare attività fisica, tornano a fare attività fisica moderata. Io però magari ho visto pazienti operati con una ricostruzione del femoro patellare, atleti, persone della danza, giocatori di calcio. Mi ricordo un giocatore della Roma che, quando avevo fatto l'anamnesi, aveva avuto una lusazione del rotula e giocava. Ovviamente la situazione muscolare previa gioca molto a nostro favore. Se è un atleta, tu lo rimetterai molto più velocemente. Se trovi un ragazzo poco atletico, che ha con un compenso muscolare non adeguato, e spesso devono seguire percorsi riabilitativi lunghi. Comunque il rientro dopo una lusazione del rotula non è un rientro veloce. Uno, perché hanno paura, e il componente psicologico non va sottovalutato in queste persone. E poi è un programma riabilitativo doloroso, hanno tanto dolore. E quindi non sono percorsi veloci, però una volta risolto il problema, potenzialmente sono persone che, soprattutto trattati, come avete detto, dopo si sono atleti dopo il primo episodio, il recupero dovrebbe essere completo.
Grazie. E ci chiedono quali esercizi per il rinforzo generale tu consigli, oltre quelli del famoso vasto mediale, che se no mi sgridi se lo dico. No, bisogna farli tanti esercizi di stabilizzazione del tronco, del core stability. È molto bello i lavori che hanno fatto all'Isokinetti, perché il gruppo Isokinetti ha fatto questo test che si chiama MAT test, che in realtà è un test per prevenire, cioè, o sul lavoro sul crociato. In realtà, se tu a un paziente con instabilità femorotuliare fai un test di questo tipo, dove controlli il salto, misuri il valgo, vedi come atterra, probabilmente hai tanti punti da correggere sul suo schema motorio. Quindi direi, se uno non ha molta conoscenza, direi rinforzo del quadricipite, ovviamente valutare bene l'articolazione della caviglia dell'anca, e fare esercizi di stabilizzazione del tronco, famosi core stability. Grazie. Per quanto riguarda la chirurgia, Simone, voi avete un protocollo di valutazione e trattamento del primo episodio standardizzato, cioè se il paziente arriva in pronto soccorso e lo vede chiunque di voi, ha un percorso più o meno già in cui viene da tutti instradato o... ognuno del chirurgo che lo vede rischia di fargli fare la strada che vuole. A noi rischiamo spesso di fare questa cosa, lo vede un collega che si occupa di altro e prima che arrivi a noi passa 3 settimane e rischiamo di uscire dalla finestra sufficiente per eventualmente una chirurgia d'urgenza se ci sono dei corpi mobili, qualcosa. Voi avete qualcosa di più preciso? Sì, no, sicuramente per quanto ci siano difficoltà in ogni reparto di comunicazione al giorno d'oggi, sicuramente sul primo episodio siamo tutti concordi, facciamo tutti la stessa cosa, ovvero svuotiamo il ginocchio, quindi artrocentesi, prima cosa, e doccia gessata e personalmente il carico non glielo do. Non glielo do, anche se abbiamo visto che in letteratura è discusso il discorso se concedere un carico con stampelle o meno, però secondo me per due motivi che sono poi alla fine pratici. Uno, hai a che fare con dei ragazzi, degli adolescenti, magari anche un pochino più giovani, e quindi non ti fidi di quanto possano gestire magari un carico, e spesso se vai a mettere una doccia gessata te la sfondano. Tornano con la doccia magari scivolata anche se gli vai a mettere il piede. Quindi non succede niente, non dare il carico a un ragazzo, non devi fare parina. Quindi secondo me lo mette a riposo 3 settimane e torna con risonanza il prima possibile. L'importante è vedere subito la risonanza anche durante le 3 settimane di primo trattamento. Come ogni cosa, parliamo sempre di risonanza, però non so, da voi, nel mio ospedale, è difficile fare una risonanza. È difficile andare a calcolare, a far fare uno studio TGT in risonanza magnetica, uno studio torsionale in risonanza magnetica. Quindi spesso i pazienti devono essere mandati fuori a farle, arrivano con il loro bel CD e te lo vai a vedere, decidi se andarli poi ad operare o meno in acuto. Lo studio invece, una volta risolto l'episodio acuto, il paziente va a fisioterapia sicuramente e non torna prima di 2 mesi a fare un controllo, salvo complicanze. E anche in questo caso va bene la teoria, ma la pratica è che tu mandi il paziente a fare fisioterapia, c'è quello che non può spendere e deve prendere farsi la fisioterapia con l'ASL all'inizio dopo 3 mesi, c'è quello che la va a fare la fisioterapista nel suo stanzino e non sai che protocollo applica e via dicendo. Quindi è anche bello parlare di queste cose, però sarebbe bello avere uno schemino standardizzato anche in base ai fattori di rischio, perché se uno ha un tirocinio femorale e un ginocchio valgo è diverso da uno che ha un ginocchio varo. E quindi anche il trattamento riabilitativo dovrebbe essere come per la chirurgia ad personam. E quindi c'è molta difficoltà, ma sul primo episodio direi che non carico gesso, artrocentesi e risonanza magnetica. Grazie Paolo, esperienza di guarda. Sono fondamentalmente dello stesso parere. Di quanto detto, l'unica cosa che noi tentiamo di fare è una risonanza magnetica nei traumi acuti importanti, soprattutto quelli che non ci convincono per storie dinamiche, non riusciamo a dare una diagnosi in dimissione nell'immediato. La ragazzina che ho citato ha avuto un trauma apparentemente descritto banale, un emartro importante che è un segnale di allarme
di un qualcosa che è successo al ginocchio, una difficoltà al movimento, e quindi siamo riusciti a organizzare la risonanza magnetica in 48 ore, ricoverandole tutto per dei motivi. Esiste sempre questo problema che ha ben citato Simone, che purtroppo le risonanze magnetiche non sono di diretto approccio utilizzo, e quindi spesso passano dei giorni prima di avere delle risposte. Poi, come ha detto Francesco, se ci trovano davanti a una sillampa 3, quindi quando abbiamo distacco ostocondrale o qualcosa di chirurgico, dobbiamo intervenire il prima possibile. Se questo naturalmente iniziasse a essere ritardato da 5 giorni una risonanza magnetica, 5 giorni per ottenere il referto e tutto, diventa anche difficile gestirla in acuto, perché poi il problema è questo fuori. Chiedono se per qualcuno di voi esegue una risonanza in flessione di ginocchio per la valutazione anche dell'instabilità. Per me è difficile, nel senso anzi direi impossibile, post trauma. È difficile. No, io faccio fare standard come si riesce, solo in due casi sono andato specificatamente a chiedere due tagli, però non eravamo in acuto, a determinati gradi di flessione, però era in cronico, nel senso ormai finito l'acuzio. E sono d'accordo anch'io, di solito è impossibile farla in flessione, anche perché poi i vari indici di rischio di lussazione li puoi valutare anche in estensione, quindi anche se c'è una lesione dell'MPFL la vedi, quindi non c'è insomma un reale bisogno. Benissimo, ci sono altre domande, considerazioni vostre? Ultima parola. No, allora, beh, abbiamo raggiunto un buon orario, per cui io ringrazio tutti. Magari potrebbe uscire da questi incontri anche qualcosa, di riuscire a fare qualche piccolo protocollo condiviso tra i vari comitati per tutti. Degli Volentieri, siamo episodi. qua, disponibili, scrivetemi. Se volete farlo, ben volentieri. Questo, Pensiamo quello della sempre. instabilità mi sembra interessante, anche del primo caso dell'ussazione, perché no? Esatto, un famoso poster da mettere in PS. Va bene, ringrazio tutti i relatori, ringrazio chi ha partecipato. Ci vediamo settimana prossima, sempre di martedì, sempre alle 19, per la terza tappa sui distacchi Grazie. ostocondrali. Grazie a tutti. Ottimo. Ciao. Ciao. Grazie a A tutti. tutti.